benvenuto al nostro sindaco Federico Sbarina. Sono veramente contento che sia con noi questa sera. E ai relatori che interverranno dopo, Davide Rossi, Elisabeth Foroni e Ivan Russo. Per me è un modo innanzitutto per ringraziarti e sono contento che tu abbia scelto di venire qui a presentare questi tomi. Noi in questi anni siamo riusciti a farle funzionare bene, sviluppando un'attività culturale, che è quella che conoscete tutte, la stagione del Grande Teatro e la stagione del Comune, viene fatta qua, ci permette di avere tanti spettatori che ci apprezzano, riceviamo parecchi riconoscimenti dal Ministero, dagli stessi spettatori, quindi è un modo per far sì che Verona sia un punto di riferimento anche nella prosa, nel teatro, con un numero di spettatori, un numero di abbonati che è il più alto del Veneto. Quindi io, se volete, faccio il presidente, ma sappiamo che è Paolo il motore di tutto, e quindi grazie Paolo e complimenti per i risultati che ottieni. Buonasera, tanto grazie per l'invito, per avermi invitato qui questa sera. Ringrazio Andrea, ringrazio Davide, Paolo. Vengo molto volentieri qui, anche perché tra l'altro il mio legame con il Teatro Nuovo, forse Paolo non se lo ricorda, ma io un anno da giovane studente universitario feci un'intera stagione a fare la maschera qui, la storia è incredibile, ma non la racconto, è il dato oggettivo che ho fatto la maschera qui per un anno ed è stato veramente un periodo molto, molto bello, durante il mio periodo universitario. Anch'io ho dei motivi diversi, vari, per essere qui, intanto per l'amicizia e per la stima, perché come diceva giustamente prima Andrea, Davide è in Fondazione Atlantide, su nomina del comune, del sindaco, e quindi io le nomine le faccio solo ed esclusivamente sulla base del rapporto di fiducia e di competenza che riconosco in una persona. Le nomine non sono, guardate, lo dico serenamente, dal mio punto di vista non sono, non devono essere, non saranno mai quelle che si chiamano le marchette, perché nelle persone, nelle posti, in determinati posti ci vanno le persone giuste e competenti per seguire una determinata attività. Con Davide, tra l'altro, condivideremo anche una giornata lunedì, perché lui poi sarà al Senato a fare la sua, si dice, orazione in questi casi, orazione ufficiale, perché anche questa iniziativa di questa sera si inserisce nel contesto delle commemorazioni, delle iniziative legate al giorno del ricordo. Oggi sono qui, perché Davide, adesso il libro non l'ho letto, non l'ho ancora letto. Quando smetterò di fare, se avrò un po' di tempo, perché siamo un tomo abbastanza, ci metterò un po', quindi lo leggerò. Però sicuramente mi viene da pensare che è un approfondimento, uno studio su una regione, diciamo così, su una macro regione, che ha segnato la storia di tanti nostri connazionali. E penso che sia giusto approfondire e ricordare da tanti punti di vista quello che è successo, quello che è successo prima, quello che è successo dopo, anche e soprattutto per una città come la nostra. Perché io ricordavo proprio ieri in Gran Guardia che non tutti forse sanno che, tranne probabilmente, ahimè, i diretti interessati, cioè coloro che sono stati esuli, che nel nostro chiostro di San Francesco, quindi diciamo università, zona università, quello era proprio il punto di raccolta. E quindi la nostra città era il campo profughi, e quindi la nostra città, tanti nostri concittadini sono nostri connazionali che vengono da quelle terre, che hanno dovuto scappare da quelle terre, a seguito di una vicenda che per troppi anni è rimasta nascosta, taciuta, e che ancora adesso qualcuno vorrebbe ridurre o al peggio anche negare. Allora io penso che affrontare invece questa vicenda con gli annessi e connessi dal punto di vista storico, da ogni punto di vista, sia fondamentale, perché dicevo ieri, è solo attraverso la conoscenza che si acquisisce la consapevolezza. La consapevolezza, in questo caso, la conoscenza e la consapevolezza di quello che realmente è successo a tanti nostri connazionali che vivevano, come ci ha raccontato ieri dei testimoni di quella triste vicenda, vivevano in Italia. Erano bambini felici al tempo, che hanno visto morire chi qualche parente, chi genitore, e comunque in ogni caso hanno dovuto fuggire, lasciando quello che io penso sia la cosa più difficile,
che uno debba lasciare, perché tu lasci una casa che è la tua casa, lasci un territorio che è il tuo territorio, e in buona sostanza lasci la tua identità, perché tu ti identifichi con quella casa in cui sei cresciuto, con quel territorio, con i prati dove andavi a giocare, e non c'è più niente. Allora, e chiudo. Ringrazio Davide perché so che su questi temi, e non a caso lunedì, vuol dire, non sarà al Bar Sport a raccontare una storia, ma sarà in quello che è il consesso più importante, anche se magari intanto ultimamente ha delle cadute un po', però diciamo che è il consesso più importante del nostro Stato, dove si decidono le leggi, giusto o sbagliate che siano, ma la democrazia è questa. Quindi in un luogo così importante significa che gli è stato riconosciuto un ruolo importante nel narrare, nel raccontare, nello studiare, nell'approfondire una vicenda che ha segnato tantissimi, tantissimi, decine di migliaia, centinaia di migliaia di nostri connazionali. E anche per questo lo ringrazio, perché ci vuole qualcuno che faccia tutto questo, perché sennò diversamente, man mano soprattutto che passano gli anni, se non c'è qualcuno che approfondisce e che ci racconta la verità vera, rischiamo che abbiamo bisogno del ricordo, ma poi alla fine non ci ricordiamo effettivamente quello che è successo, perché non c'è più nessuno che ce lo può raccontare perché l'ha vissuto, non c'è più nessuno perché studiandolo ce lo racconta in modo assolutamente corretto. Quando il maestro mio, penso di tutti noi, il professor De Bergottini, mi disse anni fa che voleva fare un'opera coinvolgendo una cinquantina di studiosi che andavano dai giuristi agli storici, agli architetti, agli economisti, io non volevo crederci, pensavo scherzasse. Invece, come sempre, ho detto no, lo faremo, e siamo riusciti, non so come, in questa impresa, perché mettere assieme studiosi, ricercatori di mondi così diversi, di lingue così diverse, è stato qualcosa di incredibile. E qual era la finalità di quest'opera? Era quella di significare come un mondo che oggi è frammentato in più stati, più sovranità, Slovenia, Croazia, Italia, ma non solo, fin giù al Montenegro, sono uniti da un sottile filo rosso che lega queste zone in maniera indelebile, a prescindere dalle territorialità, a prescindere dalle differenze di oggi. E sono emerse tantissimi di quegli elementi che sembrano lontanissimi tra di loro, ma all'interno di quel puzzle ricostruiscono questo mondo. Pensate, se noi vogliamo sapere dove iniziavano i processi a Verona, i giudizi di appello, dobbiamo andare fino a Cattaro, perché una volta nell'indipendenza della magistratura l'appello non veniva mai svolto nella stessa città. Ecco, Verona venivano mandati fino a Cattaro, quindi pensate a questa linea così distante ma incredibilmente uniti. Se andiamo a Pola troviamo un'arena esattamente uguale a quella di Verona, esattamente uguale a quella di Roma, dopo ci racconterà Elisabeth, che da anni attraverso i progetti, perché questo libro si innesta all'interno di quella che definisce un famoso filosofo del diritto americano, la giustizia di riparazione. Che cos'è la giustizia di riparazione? Sono tutti quegli atti, tutti quegli strumenti che uno Stato a un certo punto mette in moto per cercare di recuperare, di ripristinare un elemento di giustizia che si era rotto. Il giorno del ricordo è uno di questi elementi. Il Ministero degli Esteri da anni finanzia tutta una serie di progetti, la Regione Veneto anche, per cercare di riequilibrare. E quindi si innerva in tutti questi ambiti. Lo stesso Paolo ha fatto uno spettacolo anni fa che ripropone in teatro lunedì, mi sembra. Pensate a Simona Cristichi con il suo Magazzino 18. Tantissime sono le forme in cui si cerca di riparare nei modi più svariati questa frattura che si era creata con il 10 febbraio. Il 10 febbraio è la data del giorno del ricordo perché? Perché è la data in cui si firma il trattato multilaterale che l'Italia non ratifica, subisce, perché a Parigi l'Italia non partecipa. De Gasperi va, cerca di dire la sua, ma rappresenta una nazione che aveva perso la guerra. E quindi quel trattato, che lo chiamiamo solitamente un diktat, ma non lo chiamiamo noi, lo dirà De Nicola, il presidente, il primo presidente dello Stato provvisorio, che non vuole difatti firmare quel trattato, perché dice sia che io metta la firma o che non lo metta, la stessa cosa. Per cui perché devo fare un atto assolutamente inutile? Ecco, col trattato di Parigi che cosa accade? Accade che l'Italia perde, rende monca tutti i suoi confini orientali. Perde le colonie, perde Tende Brida
nella parte occidentale, ma soprattutto perde la Pola, perde l'Istria, perde Fiume, perde Zara e perde anche Gorizia e Trieste, che all'inizio vengono indicate all'interno di un territorio libero di Trieste, il TLT, che doveva essere uno stato cuscinetto tra l'Occidente e l'Oriente, uno stato cuscinetto che doveva essere gestito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, che stava nascendo all'epoca. Poi quello stato cuscinetto alla fine non riuscirà mai a venire ad esistenza. Nel 1954, con l'accordo, col patto di Londra, quella zona viene annessa di fatto e anche di diritto, poi nel 75, all'Italia. La parte economica gestita dal professor Russo non solo ripercorre un'analisi storica, ma cerca di vedere quelle che possono essere le possibilità future di quest'area, dimostrando come appunto ancora oggi Venezia, Trieste, Capodistria, ad esempio Fiume, quindi Italia, Slovenia e Croazia, attraverso i loro porti e la loro logistica, può nuovamente dialogare secondo forme diverse, secondo forme che ancora non sappiamo disegnare, ma che possono indicare un futuro, perché come diceva giustamente il sindaco, dobbiamo porci anche un problema di futuribilità. Quest'anno è il 16° anno del giorno del ricordo, però inevitabilmente ogni anno gli esuli sono sempre di meno. Io quando vado ai raduni, mi invitano per affetti, i raduni sono i raduni che fanno le varie città più importanti, Pola, Fiume ad esempio sono le più importanti, e quelli dei dalmati. Voi non avete idea, durante le messe che solitamente svolgono, il numero di esuli che non ci sono più, che lasciano la loro storia senza che molti non l'abbiano ancora ascoltata. Quindi il problema della futuribilità di questi temi è un problema importantissimo, che anche la Regione Veneto sta iniziando a chiedersi, perché inevitabilmente più ci si allontana dagli eventi storici, più la memoria diventerà rarefatta. Ecco, quindi abbiamo anche cercato di capire come poter dipingere il futuro di questi temi.